E niente, siamo ancora qua, siamo ancora qua. Siamo ancora qua perché penso che sia arrivato il momento di dire basta a questo soggetto che si spaccia per tifoso dell'Inter e addirittura pur di accaparrarsi like e visualizzazioni fa la vittima sui colori nerazzurri, sputtana la società Inter, sputtana i tifosi dell'Inter, facendo credere di essere un finto sportivo e un grande competente di calcio. Innanzitutto io voglio dire a questa persona che non ha nessuna competenza neanche per mettersi su web, perché una persona come noi, come tutti quelli che si mettono adesso ultimamente sui social, no? Io sto dalla, voi lo sapete, io sono stato uno dei fautori di questa iniziativa dello youtuber calcistico sul web. Poi, passando gli anni, insomma, sono sopraggiunti anche gli altri che hanno sfruttato la nostra idea per poi interagire anche loro e formarsi, crearsi un format per avere follower e visualizzazioni. Purtroppo questo soggetto, che a me fa schifo anche, vabbè, neanche, non lo voglio neanche nominare, ma sapete benissimo di chi stiamo parlando. È un tifoso interista, ma non è spontaneo nel proporsi al pubblico, nel senso che lui fa l'interista, tra virgolette, sportivo, ma va contro la sua squadra per accaparrarsi iscritti e visualizzazioni da parte delle altre tifoserie. L'esempio più lampante è quando voleva mandare via Conte, che ci ha fatto vincere uno scudetto. Diceva vince e vattene, intanto ha vinto e se n'è andato. Ma il problema è che questa è una persona che va dove tira il vento. E quando il vento soffia in poppa all'Inter, questo signore, che tra l'altro vi ho detto non ha nessuna competenza calcistica, perché altrimenti sarebbe già in televisioni nazionali, scriverebbe per qualche testata giornalistica, ma è solamente un poveraccio, un poveretto come me, come noi, come tanti altri, che si è messo sul web e parla di calcio come parlano i bambini dell'asilo appena escono per fare merenda. Quindi finisce la partita, lui accende la telecamera, prende per culo mezza Italia praticamente, racconta la cosa più stupida che può essere, racconta la partita comandata in base alle vicissitudini e quello che legge su Sport Mediaset o sul televideo, se ce l'ha ancora il televideo, e racconta le cose che potrebbe raccontare qualsiasi altra persona. Ha solamente il coraggio di metterci la faccia. Ma metterci la faccia non significa metterci la faccia perché fai vedere che sei coraggioso oppure vai controcorrente contro la tua squadra per accaparrarti visualizzazioni e consensi. Noi facciamo lo show, lo spettacolino, cosa che tu non sei mai stato in grado di fare, perché il tuo modo di fare paternalistico, il tuo modo di fare da democristiano, non ti ha portato a niente. Hai un canale da 200.000 e passa iscritti, ma le visualizzazioni sono clamorosamente crollate. Voi direte perché? Perché sei forse invidioso, perché tu non ci riesci e gli altri ci riescono? Assolutamente. Basandomi, se proprio ci vogliamo basare sui numeri, a questo punto bisogna dire che va meglio il mio canale, che ha comunque 20.000 iscritti dopo tre chiusure, però riesce a fare almeno la metà in visualizzazioni, mentre gli altri canali con 200.000 iscritti riescono a fare neanche un quarto di visualizzazioni. Ma la cosa grave è soprattutto sui video dell'Inter, dove questo signore, che indossa indegnamente i gloriosi colori nerazzurri, riceve pochissimi consensi. E quella è la cosa che vi dovrebbe far riflettere. Purtroppo lui può abbindolare i ragazzini di 15, 18, 20, 30, difficilmente abbindola o potrebbe abbindolare i quarantenni, i 45enni, perché il quarantenne e il 45enne è una persona molto formata e furba, non è che ci casca al tranello. Noi non ci siamo mai cascati, tra l'altro guarda caso, questo signore l'ho sponsorizzato io tanti anni fa, venne a piangere da me per avere un po' di banalità perché ha fallito nettamente con i videogames e si è buttato sulla cosa più facile per poter ottenere consensi, il calcio. Ha trovato questo modo di fare da
persona, diciamo, ve l'ho detto prima, da buon democristiano, facendo sempre i video in italiano, parlando correttamente. E quando parla degli avversari, lui si espone con massimo rispetto. Lui non dice mai, per esempio, al Milan hanno rubato, il Milan ha rubato quella partita, oppure al Milan è stato concesso un gol che doveva essere annullato. Mai. Lui difende sempre i tifosi delle altre squadre, perché è molto furbo, in quanto la maggioranza e la massa che lo segue sono tutti tifosi delle altre squadre. Tra l'altro penso che questa persona non credo che lavori, perché non fa nient'altro che caricare i video dalla mattina alla sera, quindi mentre noi comunque ci rifacciamo al discorso. Purtroppo io devo ritornare agli antipodi, questo problema di questi youtuber qui, e ci metto tutti quelli là veramente che sto vedendo su OCV Sport che stanno imperversando ormai in una bagarre senza fine. Purtroppo prima c'era qualità tra gli youtuber, eravamo 7, 8, 10, ma adesso c'è una monnezza di quantità. C'è chi strilla, chi urla, chi vuole fare il personaggio, ma non lo sa fare. Anche io, non è che mi metto tutta la donna, molta gente mi ha conosciuto. Sto caricando adesso addirittura i video su Mazzarri, quando andai in quel club lì a Giovinazzo, là. Ma il signore in questione non andrebbe mai in un Interclub, oppure se è stato invitato non andrebbe mai a fare quello che ho fatto io. Lui andrebbe a fare sempre il democristiano anche nell'Interclub. Invece io, dall'alto della mia personalità, quel giorno convinsi il presidente dell'Interclub di Giovinazzo a comportarci per come ci dovevamo comportare, cioè contestare. Perché un conto è quando tu vuoi fare il padre di famiglia, vai lì, parli in italiano, perfetto. E un conto è quando bisogna anche dire le cose in faccia. Purtroppo la competenza si acquisisce anche avendo calcato un campo di calcio, anche avendo giocato a calcio, anche se non si è arrivati in Serie A, anche avendo arbitrato come me. Io ho fatto ben 15 anni nell'Associazione Italiana Arbitri, quindi chi meglio di me conosce le dinamiche del campo di calcio, conosce il contrasto, conosce il giocatore scaltro che cerca il contatto, conosce la simulazione, conosce la condotta violenta, conosce i falli e scorrettezze. Quindi, siccome questa gente che io vedo che vuole tentare a ergersi protagonista sul web è talmente scarsa che non riesce a fare neanche il personaggio, quindi io ho dimostrato, tra l'altro, oltre a fare il personaggio, che quando voglio poi capire, vabbè, adesso non è che vi sto a elencare le battaglie, i cardi, là non ci avete capito nulla, sono stato lungimirante, sapete quante cose ho vinto, va. Quante battaglie ho fatto, da solo, contro tutta mezza Italia interista. Quindi io mi sono messo contro i tifosi della mia squadra. Chi è che si sarebbe appioppato un fardello del genere? Assolutamente nessuno. Chi è che ha senso? Uno che segna 3-4 gol a partita, io avevo capito che il male dell'Inter era proprio lui, ma chi è? Chi è stato al mondo? L'unico che faceva una cosa del genere? Dice, ma questo è pazzo, va contro corrente. Assolutamente no, avevo le mie buone ragioni, perché l'esperienza e la competenza io l'ho acquisita nel campo. Non mi sono alzato la mattina e ho detto no, vabbè, Icardi mi sta sulle palle, oppure Barella mi sta sulle palle. Quindi, chiudendo, facendo questa chiudendo questa parentesi, ritornando a quel personaggio, sta avendo la fine che merita. Questa finta sportività ormai la stanno capendo tutti, ma fare un video come quello che ha fatto per il fallo di Thuram, che per me è un rigore netto, perché voi purtroppo vivete nell'epoca del frame, del fermo immagine, del VAR. Allora, un giocatore che dribbla due o tre volte lo stesso calciatore sta quasi per tirare in porta. È normale che se tu mi fai vedere un fotogramma una frazione di secondo prima potrebbe essere inciampato o potrebbe aver accentuato o lui. Quindi, stavo dicendo, potrebbe essere non scivolato, ma c'è anche la scaltrezza dell'attaccante che può anche dribblare. Tra l'altro, per me, il giocatore, no, sarà una finesse di chiamare, ma il giocatore comunque cerca di dribblare il difensore allunga il piede. Poi è normale che ci sia il contatto tra le gambe, quindi l'attaccante allunga il piede e l'altro va.
È normale che ci sia questo frammento dove poi ci sia il contatto. Allora, se non diamo quei rigori, che dobbiamo fare? Giochiamo al biliardino oppure andiamo a giocare con le bambole a casa? Io questo gli voglio dire. Basta. Questa persona è totalmente in malafede, questo qua lo fa solamente. Ma tanto ormai l'abbiamo capito tutti, ragazzi, inutile che scrivete quello così là. Gli sta crollando il canale, gli sta crollando il canale volta per volta, lo vediamo dalle visualizzazioni che fa. Quando fai video sull'Inter fa malappena 10.000 visualizzazioni. Quando fai video addirittura sul Napoli, la Juve prima sconfinava le 70-80.000 visualizzazioni, adesso addirittura ci arriva a 40.000, 50.000 e con 200 e passa 1.000 iscritti. È una sconfitta. Quindi la agognata competenza di questo signore, che viene scambiata per finta sportività tra l'altro, sta andando a farsi fottere. Quindi io non parlo solamente del video, ormai il giochetto è stato scoperto. Parlare male, non parlare male dell'Inter, andare contro i propri interessi di squadra, pur di accalappiarsi i tifosi delle altre squadre. Meno male che sotto ho letto dei commenti di persone che gli stanno dando addosso, gli stanno dicendo: amico, stai facendo ridere. Questo vi volevo dire. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate.